Adesso giochiamo a passa il pacco. Sì! Quando la musica suona, passate il pacco al vostro vicino. Quando la musica si ferma, strappate il foglio più esterno del pacco. Pronti? Ai posti, via! George, passa il pacco al vicino, su! Edmond ha vinto una medaglia. Non perdere tempo, Richard. Anche tu devi togliere uno strato di carta. Richard ha vinto una medaglia. George ha vinto una medaglia. Passa il pacco, forza! Ai ai, George non vuole passare il pacco al vicino. Buono, George! Questa volta ha vinto il piccolo Zaza. Edmond ha vinto! Mamma, anche il gioco del pacco è finito! Oh, magnifico! È ora di fare merenda adesso! Ah, i più grandi hanno occupato tutti i posti! Questa è la festa di Edmond, ricordate? I più grandi mangeranno dopo i piccolini! Ah, è vero! Siamo noi i più grandi! Succo di frutta! Succo di frutta! Succo di frutta! Gelato! Gelato, gelato! Ancora, grazie! Tanti auguri a te, piccolo Edmond! Tanti auguri a te, Edmond! Mamma! Papà! È Natale! E che c'è? Ma è troppo presto, Peppa! Perché non andate a dire buon Natale a nonno e nonna Pig? Oh, niente panico! Salite tutti in coperta! Oggi è Natale! Ma sono solo le 3 del mattino! Babbo Natale è già arrivato! Possiamo andare a vedere se è ancora in casa? No, Babbo Natale qui non c'è! Guardate, la carota, il succo e la tortina non ci sono più! Ha lasciato solo le briciole! Certo, perché a Babbo Natale piacciono molto le tortine! E ci sono dei grossi regali sotto l'albero! Avevo chiesto a Babbo Natale una bambola. Nonna, possiamo aprirli adesso? No, apriremo questi grossi pacchi dopo il pranzo di Natale. Oh, va bene. Peppa e la sua famiglia sono a tavola per il pranzo di Natale. Spezziamo i biscottini. Guardate, ci sono delle coroncine belle. Sì, anche delle trombette. E un indovinello. Cosa fa sfrecciare un aereo in cielo? Io non lo so. Un arcobaleno. Questo budino di Natale è delizioso. Peppa e George mi hanno aiutato a farlo. È vero, l'abbiamo girato noi. E hai espresso un desiderio? Sì, io ho desiderato... Non ce lo dire. Andiamo a aprire i nostri regali. Sì, evviva! Questo qui è per George. È una pista per le macchinine da corsa. Sembra un po' complicato. Dunque, vediamo. Questo va qua, quest'altro va qua e queste vanno qua. Ti sfido a una corsa. Pronti? Ai posti? Via! Papà e nonno Pig si divertono a giocare con le macchinine da corsa. Quello non dovrebbe essere il regalo di George? Credo che George si diverta altrettanto giocando con la scatola. Controlliamo se avete indossato tutti la tuta da ginnastica. Pedro indossa un costume da supereroe. Pedro, dov'è finita la tua tuta? Nel mio armadio. Ero convinto che oggi fosse la giornata in maschera. Venite con me, piccoli. Questa è la palestra dove anche le mamme e i papà vengono ad allenarsi e divertirsi. Vi state divertendo tutti? Sì, molto da bella. Il vostro allenatore quest'oggi sarà Nonno Coniglio. Ma dove è finito? Buongiorno, piccini! Siete pronti per fare ginnastica? Sì, siamo pronti! Dobbiamo
No, quello è riservato ai grandi atleti come me, non ai piccoli esploratori come voi. Ma noi non siamo esploratori. Dopo la mia lezione lo sarete. Ma tu, sembri un supereroe, piccolo. È soltanto per finta. Niente è meglio della finzione. Bene, ora riscaldamento. Coraggio, piccoli, corsa sul posto. Muovete le braccia. Ora allungatevi, allungatevi. Ora traballate come una gelatina. Ora che siamo tutti riscaldati, possiamo incominciare. Incominciare cosa? La vostra grande avventura. Dovrete far finta che la palestra in cui ci troviamo sia una giungla. Ma non sembra per niente una giungla. Dove sono gli alberi? Li dovete immaginare, gli alberi, la pioggia, il fiume che scorre veloce ai vostri piedi. La vostra prima avventura sarà camminare su questa trave per guadare il fiume. Ma è facilissimo! Ah, ma è notte fonda! E tira un gran vento! Che cos'è? È quello che mi è successo una volta! Signora maestra, guardi, Peppa è caduta a terra! Ti sei solo sbucciata il ginocchio, Peppa? La maestra prima disinfetta il ginocchio di Peppa e poi le mette un cerotto. Ora ti senti un po' meglio? Sì! Molte grazie. Dunque, ascoltate, forse avrete notato che Pedro Pony stamattina non è venuto a scuola. È di nuovo in ritardo? No, Susie, Pedro Pony è ricoverato in ospedale. Oh! E oggi noi andremo tutti a fargli visita. Peppa e i suoi amici vanno a trovare Pedro Pony in ospedale. Una raccomandazione, restate vicino a me, non vorrei proprio che vi perdeste. Sì, madame gazzella. Chiedo scusa, signor Toro, sa dirmi per cortesia dove si trova il reparto dei piccoli? Giù per le scale, passa due porte, destra, sinistra, destra, tutto il corridoio, su per le scale, terza, sinistra. Oppure potete prendere l'ascensore. Probabilmente dorme, perché chi è a letto malato dorme sempre tantissimo. Ciao, amici miei! Ciao, ciao, Pedro! Come mai non stai dormendo? Non sembri per niente malato. Mi sono rotto la gamba e allora i dottori hanno deciso di mettermi questo gesso. Davvero? L'ingessatura aiuta la gamba di Pedro a guarire. Io mi sono sbucciata il ginocchio e ho dovuto mettere un cerotto. Davvero? Vi andrebbe di fare tutti un bel disegno sul mio gesso? Sì, certo! Peppa e i suoi amici fanno un disegno sul gesso di Pedro. Io disegno un pallone da calcio. Io disegno un fiore. Io, signor Patato. Un pappagallo. E io ho disegnato una pozzanghera di fango. Evviva! Grazie a tutti, amici! Mi faresti anche tu un disegno sul cerotto? Va bene, ti disegno un fiorellino. Grazie, Pedro! Si piega il foglio a metà. Ora si piegano gli angoli ad un'estremità e si piegano di nuovo gli angoli per fare una punta. Poi si piegano i due lati in questa maniera. Un bellissimo aeroplanino! E ora vediamo se volano. Pronti? Ai posti, via! L'aereo di Mamma Pig è volato su un albero. E ora tocca a me! L'aereo di Peppa è atterrato in un vaso da fiori. Tocca a te, George, dai! L'aereo di George fa le capriole e finisce nel laghetto delle papere. Fare un aereo super enorme. Abbiamo bisogno di un pezzo di carta molto grande. Possiamo prendere questo grande foglio di carta blu. Peppa e George hanno fatto un grosso aereo blu. Papa Pig! Buongiorno a tutti! Non dovresti essere al lavoro? Sì, solo che ho dimenticato a casa dei documenti molto importanti. Papino, stiamo facendo degli aeroplanini di carta. Ne abbiamo fatto uno super enorme, guarda! Però, ma è fantastico! Vi serve qualcuno grande e forte per lanciarlo.
pronti? Ai posti? Via! Il grande aereo blu vola molto in alto e molto lontano. Non smette più di volare. Ciao, ciao, aeroplanino blu. Oh, 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 ciao, ciao. Ma ora devo ritrovare i miei importanti documenti di lavoro. Qualcuno di voi ha visto dei fogli su nel mio studio? È meglio che tu venga con me, Papà Pig. Per caso questo è uno dei tuoi documenti? Sì, lo stavo cercando. Ma noi ci andiamo lo stesso al mare, non è vero, Papino? Prima vado a vedere quanta neve c'è. Dove è andato a finire, Papino? Guardate, un pupazzo di neve che cammina! Che freddo! Un pupazzo di neve che cammina e parla! È soltanto Papino! Povero papà, lascia che ti riscaldiamo un po'! Mamma Pig, Peppa e George riscaldano papà Pig strofinandolo con degli asciugamani. Adesso va meglio! Ora possiamo andare a giocare in spiaggia! Ma come si fa con la neve? Non credo che il pullman possa viaggiare oggi! Il pullman della signora Coniglio arriva a casa di Peppa. Cielo, signora Coniglio! Come ha fatto a muoversi con tutta questa neve? Con il mio grande spazzaneve! Lo spazzaneve serve a spostare la neve. Ciao a tutti quanti! Ciao, Peppa! Anche tutti gli amici di Peppa vanno al mare. Prossima fermata alla spiaggia! Evviva! Il signor Toro e i suoi amici cospargono di ghiaia la strada. La ghiaia fa sciogliere la neve. Buongiorno, signor Toro. Buongiorno, signora Coniglio. Abbiamo impiegato tutta la notte, ma adesso la strada è sgombra. Si può raggiungere il mare tranquillamente. Che bello! Noi stiamo andando proprio al mare. Vuole venire insieme a noi? No, grazie, signora. Abbiamo tante altre strade da cospargere di ghiaia. Arrivederci, signor Toro! Arrivederci! Passate una splendida giornata al mare! Ce ne andiamo alla spiaggia di Purrà, castelli di sabbia e bagni a volontà. Ce ne andiamo alla spiaggia di Purrà, Marigoni, vienici anche tu! Eccoci arrivati! Siamo al mare! La spiaggia è ricoperta di neve. Da quanto tempo abita qui? Dallo scorso martedì. Ho delle splendide storie da raccontare, vi piacerebbe ascoltarle? No, grazie. Ci piacerebbe come? Bene, c'era una volta il mare, il cielo e... Oh, sto imparando a suonare il banjo, vi andrebbe di ascoltare una canzone? No, grazie. Ci piacerebbe come? Mi sono svegliato, il mare era là. Così anche il cielo. Cielo e mar, cielo e mar. Ecco il tuo formaggio. Oh, mi mancava il formaggio. E anche un nuovo libro. Come far funzionare un faro. Questo può essere molto utile. Perché la sua casa si chiama Faro? Ora ve lo spiego, Peppa. La scala a chiocciola arriva fino in cima al faro. Giriamo e giriamo e giriamo. Si chiama Faro proprio perché ha... un grandissimo faro qui sulla cima. Accipicchia! Risplende nell'oscurità e aiuta i marinai a trovare la strada. Oh! E quando c'è la nebbia uso questa tromba antinebbia. Nebbia! Quanto è forte! Ma oggi non c'è nebbia, solo mare e cielo. Potrei raccontarvi la storia di... No, grazie, dobbiamo andare. Navighiamo verso l'isola dei pirati. Arrivederci, nonno Coniglio! Godetevi il blu del mare e del cielo! Certo! La barca di nonno cane arriva all'isola dei pirati. Guardate, c'è ancora il nostro castello di sabbia! Dai, mettiamoci a giocare a nascondino! Conto io! Uno, due, tre... Non ci sono molti posti dove nascondersi sull'isola dei pirati. Resta a me! Eccomi, sto arrivando! Eccovi qua! No! Ma dove sarà George? Nonno cane non riesce a trovare George da nessuna parte. Io mi arrendo, dov'è nascosto? George era proprio dietro a nonno cane. Furbo il mio George! Tre orologi convengono molto più che uno. Papà, hai
un campanello per la bici, per favore? Sì, quanti ne vuoi, figliolo? Uno, me ne basta uno. Ma io li vendo in confezioni da due. Freddy Volpe adesso ha due campanelli per la bici. Fantastico! Grazie, papà! Il mio papà mi ha dato due campanelli. Sentite! Oh! Che altro ha il tuo papà nel suo furgoncino? Ha tutto quello che può servire. Ooh. A che cosa giochiamo adesso? Perché non facciamo una gara di biciclette? Con in premio una grande coppa luccicante per chi vince la gara. Ma dove la possiamo trovare, una coppa? Già, dove la possiamo trovare, una coppa? Vedrò che cosa posso fare. Non c'è nulla di più comodo che avere una betoniera, perché nel caso papà, in cui... ce l'hai una grande coppa luccicante per il vincitore della nostra gara di corsa in bici? Dimmi una cosa, è una gara molto importante la vostra. Sì, e come, è importantissima. Questa può andare? Oh, grazie, papino! È d'oro! Quasi! È plastica dorata! Oh! Ho la coppa per il vincitore! Ed è fatta di plastica dorata, guardate! Oh! Nel furgoncino del tuo papà c'è veramente tutto quello che può servire! Sì! Dobbiamo arrivare a casa di Peppa! Pronti? Ai posti, via! Premendo questo pulsante, improvvisamente scomparirà. Oh! Ah! E premendo quest'altro, invece, potrete sentire il CD. I piccoli amici sono arrivati insieme. Siete tutti dei veri campioni! Possiamo dividerci una coppa in sei. Nel mio furgoncino c'è una coppa per ognuno di voi. Evviva! Zoe, Pedro e Rebecca si nascondono dietro a una staccionata. Susie ed Emily si nascondono dietro a un cespuglio. 9, 10. 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me. Ho capito dove siete. Oh! Peppa non riesce a trovare nessuno. Ma no, così è impossibile. Freddy Volpe li raggiunge per giocare. Ah, ciao Freddy. Ciao Peppa. Che cosa state facendo? Stiamo giocando a nascondino. Però io non trovo nessuno. Vuoi che vada io a cercarli al tuo posto? Ci puoi provare, ma ti avverto che è difficilissimo. Dici? Sta a guardare. Vi ho trovati! Oh, ciao Freddy! Ah, eccovi qui! Oh. Oh. Freddy Volpe ha trovato tutti! Ma come ci sei riuscito, Freddy? Sono molto bravo a sentire gli odori! Scusa, ma che cosa c'entra l'odore? Beh, io riesco subito a trovarvi fiutando col naso il vostro odore! Ma io non ho nessun odore! La mamma mi ha fatto il bagno ieri sera! Sì, lo so! Infatti, odori di pulito! Oh! Io riesco a trovarvi perfino se tengo gli occhi chiusi! Coraggio, allora! Trova Susie tenendo gli occhi chiusi sempre! Facilissimo! Nasconditi, Susie! 1, 2, 3! Susie cerca un posto dove nascondersi. 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me! Freddy chiude gli occhi e si mette a cercare Susie. Fiuta tutti i posti in cui Susie è passata, intorno all'albero, dietro al cespuglio e su per la collina. Ti ho trovata! Oh! E tutto grazie al mio naso! Hai un super naso! Già, proprio così! Io faccio la teiera e noi facciamo le tazze da tè. Ecco, ora signor Scimmio può avere il tè. Oh, questa teiera è troppo morbida. Le vere teiere però non sono morbide. La mia mamma sa fare dei veri servizi da tè. Lei lavora con la creta, sai Peppa? Mamma, ci aiuti a fare un servizio da tè, per favore? Con le tazze e la teiera solide, così potranno contenere dell'acqua vera. Va bene, venite con me. Qui la signora Zebra fa le sue ceramiche.
Facciamo questo servizio da te. Quella che cos'è? Creta. Le ceramiche si fanno con la creta. Ma è morbida, come la nostra plastilina. Ci serve che sia morbida, così possiamo modellarla. Ma dopo non sarà più morbida. Mamma Zebra modella una tazza al tornio. Ecco, una tazza. Ma allora è facilissimo, Mamma Zebra. Ti piacerebbe provare? Sì, per favore. È viscida e umida. Ah no, ho rovinato tutto, uffa. Fare una tazza al tornio non è facile come sembra. C'è un modo più facile per fare una tazza. Prima di tutto si modella un lungo vermicello con la creta, così. È un vermicello tutto a zigzag. È un verme tutto a zigzag. È un verme tutto a zigzag. È un bacco fatto di creta che non può far la seta. È un verme tutto a zigzag. Poi lo facciamo girare in tondo, così. Mamma Zebra ha un po' di bitorcioli. Sì, ma adesso lo rendo liscio con le mani. E poi ci aggiungo un manico. Un'altra tazza! Adesso ne abbiamo due di tazze. George gioca con il suo razzo in camera da letto. George, ascolta, ora ti insegno a fischiare. Prima devi mettere la bocca a forma di O e poi devi soffiare. Non ti dispiacere, George. Tanto è una cosa quasi impossibile da fare, come scuotere le orecchie. George sa scuotere le orecchie. Fischiare è più difficile. George sa fischiare. Oh, no. Che c'è che non va, Peppa? Mamma, non riesco a fischiare, al contrario di tutti gli altri. Non te la prendere, sto facendo i biscotti. Ti andrebbe di leccare il cucchiaio? No, grazie, mammina. Posso invece telefonare a Susie Pecora, per favore? D'accordo, Peppa. Salve, signora Pig. Salve, signora Pecora. Peppa potrebbe parlare con Susie? Ciao, come stai, Susie? Ciao, Peppa. Che cosa stai facendo? Sto imparando a fischiare, ma purtroppo ancora non ci riesco. Deve essere molto difficile. E come? È quasi impossibile. Tu sai fischiare, Susie? No. Oh, bene. Voglio dire, mi dispiace che tu non sappia fischiare. Ma sono contenta perché neanch'io ci riesco. Scusa, Peppa, ma come si fa a fischiare? Devi unire le labbra e poi soffiare. In questo modo? Pronto, ci sei, Peppa? Ho sfornato i biscotti! Oh, evviva, i biscotti! Sono caldi, bisogna soffiarci sopra. Tu non lo vuoi un biscotto, Peppa? No, ti ringrazio, mammina. Preferisco andare fuori in giardino e rimanere da sola a pensare per un po'. Cosa sarà questo suono? Sarà l'allarme di una macchina. Forse è la sirena dei pompieri. No, è solo il piccolo Alex. Ciao, Peppa! Ciao, ciao, George! Ciao, ciao, cugina Chloe! Ehi, salve a tutti! Bene arrivato, zio Pig! Buongiorno! Buongiorno, zia Pig! Ti ricordi ancora del piccolo Alex, non è vero, Peppa? Certo! Pensate di fermarvi qualche giorno? No, queste sono le cose che servono al piccolo per un giorno solo. Non si può andare da nessuna parte senza portare tutta questa roba. Ciao, come stai, piccolo Alex? Ma lui non sa parlare, Peppa. Ma se non sa parlare, come fate a capire che cosa vuole? Semplice, indoviniamo. Adesso ho l'impressione che abbia fame. Peppa, ti va di aiutarmi a dare da mangiare ad Alex? Sì, magari. Per il piccolo Alex è l'ora della pappa. Alex, è un giorno speciale. Sarà la cuginetta Peppa a darti da mangiare. Ecco la tua pappa, piccolino. Oh, dai, mangia. Continua a voltarsi dall'altra parte.
Dare da mangiare al piccolo Alex è molto difficile. Guarda qui. Ecco che arriva l'aeroplano. Ad Alex piace tanto quando si fa finta che il cucchiaino sia un aeroplano. Adesso prova tu, Peppa. Ecco che arriva l'aeroplano. Apri la bocca, così lui ci vola dentro. Evviva! Questo era un aeroplano. Sai dire aeroplano? Te l'ho già detto. Alex non sa parlare. Alex non ha ancora detto la sua prima parola. Peppa, ti ricordi qual è stata la tua prima parola? No. È stata mamma. Mi sembrava che la sua prima parola fosse stata papà. No. Volare è il modo di Binky per mantenersi in forma. Sapete dirmi di che cos'altro ha bisogno il nostro Binky per stare bene e in salute? Ha bisogno di mangiare. Esatto. Ha bisogno di bere. Proprio così. Ha bisogno di respirare un pochino. Molto bene, brava. E anche di dormire. Risposta esatta. Scusi, Madame Gazzella, non mi sono svegliato in tempo. Oh, Pedro Pony, a te piace dormire, non è vero? Sì, Madame Gazzella. Qui dentro ho un animaletto a cui piace tanto dormire. Quella è una tartaruga. Sì, è Tiddles, la tartaruga. Ciao, Tiddles. La nostra Tiddles ha dormito durante tutto l'inverno. Come mai ha quel guscio dietro la schiena, dottoressa? Quel guscio è la sua casetta. È lì che si nasconde quando ha paura. Chi di voi vorrebbe accarezzarla? Io, per favore! Non avere paura, piccola Tiddles. Quanti anni ha, dottoressa? Beh, ha 33 anni. Ha gli stessi anni della mia mamma. Ma dovete sapere che le tartarughe possono vivere anche 100 anni. Ma quella è l'età che ha il mio bisnonno. Perché cammina così lenta? Perché deve trasportare la casa sulla schiena. Scusi, dottoressa Criceto. Guardi, credo che Tiddles stia cercando di scappare. Non può andare lontano. Perché cammina tanto lenta. Qui dentro ho qualcos'altro da farvi vedere. Dinosauro! Oh, George! Non è possibile, tu sai dire solo dinosauro. Ma quello è proprio un dinosauro. No, questo non è un dinosauro. Quella che vedete è Lulu, la lucertola. Ciao, Lulu! È tutta piena di scaglie, come un drago! Lei sa sputare fuoco! No, però in compenso ha una lingua molto lunga. Chloe! Ciao, ciao! Questi sono i miei amici, Simon Scoiattolo e Belinda Orso. Potete chiamarmi Sai, è l'abbreviazione di Simon. E io sono Beh, che è l'abbreviazione del nome Belinda. Io sono Peppa. Ti chiameremo Peh. Oh, e lui è il mio fratellino George. Ti chiameremo Gio. Non ci avevi detto che i tuoi cuginetti sono dei bebè, Chloe? Non è vero, io non sono una bebè. Ma siete tutti e due piccolini. Io sono grande, il mio fratellino George è piccolo. Perché non facciamo tutti un gioco? Sì, io direi di giocare a nascondino, Chloe. Noi non giochiamo a sciocchi giochi per piccolini ormai. Noi siamo quasi adulti, carina. Idea, facciamo il gioco del no e del sì. Cos'è? Non l'ho mai sentito nominare. Io vi faccio delle domande e voi mi date delle risposte. E il gioco in cosa consisterebbe? Non dovete dire mai né sì né no. È troppo facile. Vogliamo cominciare a giocare, sai? Sì. Ah, hai detto sì, hai detto sì. Così non vale, non ero ancora pronto. Beh, almeno tu sei pronta. Sì. Ah, ho vinto ancora. Peppa è molto brava a giocare al gioco del sì e del no. Bene, adesso posso fare io le domande? Ma certamente. Non ti dispiace se ora sono io a farti le domande? Non mi dispiace. Riuscirò mai a farti dire un sì oppure un no? Non penso proprio. Basta, mi arrendo. Ma com'è possibile che tu vinca sempre? È facilissimo, io non dico mai né sì né no. Ah, ho vinto! Hai detto sì e no. È stato divertente. Adesso giochiamo un altro gioco.
Avete mai giocato a sardine? No, come si gioca? Uno si nasconde e tutti gli altri devono trovarlo. A me sembra uguale a nascondino, che cosa cambia? Oh! La pioggia ha provocato un'inondazione. La nostra casa è diventata un'isola sperduta. Pozzanghere di fango, sto arrivando! Wow! Oh! Chi ha messo qua tutta quest'acqua? Come facciamo a fare la spesa? Papà dovrà raggiungere i negozi a nuoto, poverino! Arriva nonno Pig in barca. Buongiorno a tutti! Gran giornata per un giro in barca! Sì! Noi stiamo andando a fare la spesa. Avete bisogno di qualcosa? Sì, grazie. Ci potete prendere qualche pomodoro e un pacco di spaghetti? Pomodoro e un pacco di spaghetti! Polly Pappagallo ripete tutto quello che sente. Polly ci fa da lista della spesa. È un pappagallo sveglio, vero? È un pappagallo sveglio, vero? Possiamo venire in barca con voi? Saltate a bordo! Guarda! Quella è la casa di Susie Pecora! Noi andiamo a fare la spesa! Avete bisogno che vi porti qualcosa? Mamma! Abbiamo bisogno di comprare qualcosa! Sì, ci serve il cioccolato! Cioccolato, per favore! Cioccolato! Ciao, ciao, Danny! Ciao, Peppa! Sto dando una mano al nonno cane. Salviamo la gente in difficoltà. Bravissimi, siete dei generosi. Voi avete bisogno di comprare qualcosa? Oh, forse mi servirebbe il giornale. E a me un fumetto. Giornale, fumetto. Vediamo se qui ho un libro sugli orologi. Ah, eccolo qui! Come funzionano gli orologi? Nonno Pig ha aggiustato l'orologio a cucù. Evviva! Mamma Pig viene a riprendere Peppa e George. Mamma, guarda! Nonno ha aggiustato l'orologio a cucù! Che bello! E quello che cos'è? Questo è il mio vecchio computer. Io non sono capace di aggiustarlo. Non è rotto. Ho comprato un computer nuovo e pensavo che avresti gradito quello vecchio. No, non sono sicuro di aver bisogno di un computer. Oh, è un computer! Cosa ci si può fare? Ci si possono scrivere le lettere? Guarda, nonnina! A, B, C, D. E i numeri? 1, 2, 3. Ho paura che potremmo romperlo premendo il tasto sbagliato. Non ti preoccupare, non si romperà. Solo che non devi dargli il latte e nemmeno i biscotti né la marmellata. La cosa che sa fare meglio è il gioco della gallinella felice. Quando si preme questo tasto, lei fa un uovo. Io sono molto brava a giocarci, ma George è più forte. Molto divertente. Forse lo dovremmo tenere questo computer. Che cosa ne dici, nonna Pig? Arrivederci! Ciao, ciao! E se ora andassimo a fare qualche lavoretto sul nostro computer, nonna Pig? Sì, andiamo a scrivere qualche numero e qualche lettera anche noi.